Bentornati amici di Obiettivo News, siamo nuovamente nei nostri studi per una nuova puntata di Due Quattro Ruote Passioni Motori. Come potete intuire, sono da sola qua in studio perché il mio ospite è collegato da remoto. Sto parlando di Andrea Boatti, giovanissimo pilota, reduce ultimamente dal Rally Valle Po. Benvenuto. Grazie, grazie, grazie a tutti, è un piacere essere qua con voi. Il piacere è Ciao nostro. Liliana. Innanzitutto ti presentiamo, tu sei giovanissimo, hai solo 20 anni, è 2 anni che ti sei affacciato a questo mondo, quindi al mondo dei motori e al mondo dei rally. Se ci vuoi raccontare da dove è nata la tua passione e cosa ti ha spinto a buttarti all'interno di questo non facile mondo delle quattro ruote. Allora, io sono sempre stato appassionato al motorsport e sono sempre stato vicino a questo mondo. Il tutto è partito quando ero piccolo piccolo dai go-kart, e la passione è nata quindi dalla pista. Poi si è tramutata sulle due ruote, quindi ho fatto sia cross che enduro. E pian piano nel frattempo ho iniziato a frequentare il mondo dei rally tramite le assistenze, amici che correvano così, e allora pian piano siamo entrati nel mondo finché un bel giorno ho detto: dai, proviamo a tornare sulle quattro ruote. Abbiamo provato, appena fatto i 18 anni, mi sono subito messo in gioco e basta, da lì la passione si è sviluppata sempre di più e si sta sviluppando tuttora. Quindi una passione a 360 gradi, sei passato dalle due ruote alle quattro ruote e adesso all'interno del mondo dei rally hai preso nel 2020, hai 8 gare all'attivo nel 2023, oltre al Rally Valle Oltrepò, dove ricordiamolo sei arrivato 13° assoluto, conquistando anche la vittoria della classe N3 e primo tra gli under 25. Sì, diciamo che la gara di casa è stata per me, diciamo, l'incoronazione di un sogno, perché è quella gara che aspettavo fin da bambino e penso quella gara che aspettano tutti, perché sai, sono tutte gare belle, fai esperienza dappertutto, però la gara di casa ha quel qualcosa di speciale che solo correndo si può provare, ecco, il calore del pubblico, passare sulle strade che bene o male si frequentano tutti i giorni è qualcosa di speciale. E possiamo dire anche il risultato ottenuto è un buon risultato, un ottimo risultato, se così si può dire, e sono davvero felice. Un risultato ottenuto in equipaggio insieme al tuo navigatore Giuseppe Sborina, che ovviamente ti dà una grandissima mano. Sì, Giuseppe è parte fondamentale dei nostri risultati, perché ovviamente in macchina siamo in due, quindi gli errori sono sempre di tutte e due, però i meriti sono sempre di tutte e due, ovviamente. Devo ringraziare lui per essere sempre al mio fianco, per darmi una mano in tutto, perché ovviamente avendo molto più esperienza di me, mi aiuta sempre di più a crescere, passo dopo passo, esperienza dopo esperienza. Quindi tutto fin dove siamo arrivati è anche merito suo, ovviamente. Mi Certo, come. spiace che oggi non può essere qua con noi, però lo salutiamo tanto. Certo, lo salutiamo certamente. Come dicevi tu prima, la gara di casa, quindi le strade di casa, le strade che uno frequenta quotidianamente, magari ci trovi poi a dover competere, a gareggiare con altrettanti grandissimi piloti, quindi una soddisfazione grande, immagino, per te. Scusami, non ti ho sentito, Dico, perdonami. una soddisfazione grande per te quella di aver potuto concorrere sulle strade che quotidianamente poi uno frequenta, uno Sì, si trova a passare. appunto, come dicevo prima, è stata una soddisfazione immensa. Più che altro, appunto, venire, cioè, a correre su strade che ho sempre sognato fin da piccolo, no? È sempre stato il mio sogno percorrere certe strade. Strade che hanno fatto anche la storia dei rally, come la Rocca Susella, che è sempre stata appunto percorsa con rally 4 regioni e da piloti di livello anche mondiale. E per me, appunto, oltre che un piacere, è stato un onore, posso dire, avere una prova così vicino a casa e avere la possibilità di affrontarla, per me è stato qualcosa di speciale.
Anche perché il tuo debutto nel mondo dei rally è avvenuto al rally di Sasso Maggiore, quindi al di fuori dei tuoi confini dove vivi. Com'è stata la tua prima vera esperienza in un rally? Allora, il mio debutto in realtà è stato a marzo 2022 con una Citroen Saxo N2 in pista. In pista, sì, io mi riferivo al rally. Esatto. Esattamente, mentre come dicevi tu, la prima appunto esperienza vera e propria è stata Sasso Maggiore all'inizio di agosto dell'anno scorso, e per me era tutto nuovo, una macchina che non avevo mai usato, strade mai viste prima, per me era qualsiasi cosa era nuovo, e diciamo che l'abbiamo affrontato, se posso permettermi, con la giusta testa, con la giusta grinta, e infatti i risultati diciamo che sì, vedevano, perché a un certo punto purtroppo abbiamo avuto un problema e sì, siamo stati costretti al ritiro per un problema meccanico alla macchina. Quest'anno quindi, oltre al rally di casa, anche il rally d'Alba, Valle Ossolane e il rally Lana, quindi tre rally importanti con una lunga storia alle spalle, dove hai ottenuto dei brillantissimi risultati, perché Lana, che purtroppo ti ha visto ritirarti mentre eri in testa alla tua classe e agli Under 25, ma il tuo obiettivo futuro, quindi CRZ Zona 1, riuscire a ottenere la possibilità, dillo tu. Adesso andiamo ad Aosta, metà settembre, e l'obiettivo principale sicuramente è tenere aperta la lotta per il campionato di Under 25. Cercheremo con tutte le nostre forze di qualificarci per la finale di Coppa Italia, che si trova a Cassino, nel Lazio, a fine ottobre, e questo è il nostro obiettivo principale, non vedo obiettivo al di fuori di questo. Cercheremo con tutte le nostre forze, con tutte le nostre capacità di portarci a casa questo obiettivo. Certo, anche perché tra gli Under 25 ci sono tantissimi, siete davvero tanti piloti giovani, promettenti, con tanta voglia di vincere, che dimostrano gara dopo gara di dare anche fastidio, se vogliamo dire, ai piloti invece di lunga esperienza. Come trovi che siano anche i tuoi concorrenti dell'Under 25? Chi è che temi di più? Allora, è un livello altissimo, come stavi dicendo te poco fa. E allora, gli avversari sono tutti da temere, chi più chi meno sono tutti da temere. Ovviamente il più temuto, ma penso da tutti noi, è Davide Porta, che si trova in testa a punteggio pieno nel campionato ed è quasi inavvicinabile. Però sono tutti tosti, Perosino, sono tutti davvero, davvero tosti. Colombo, tutta gente che va davvero davvero forte. E se posso permettermi, con macchine anche superiori alla mia, perché l'Under 25 lo puoi competere con qualsiasi macchina. Ad esempio Porta la Skoda, la Rally 2, Perosino alla Rally 5, Colombo però all'M2, quindi tanto merito a lui che sta facendo e ha fatto degli ottimi risultati quest'anno. E tu, Renault Clio? Io Renault Clio N3, la mia, sì, di proprietà. E cerchiamo di crescere sempre di più, cucirci sempre meglio addosso la vettura e migliorare sempre di più gara dopo gara, facendo sempre degli step sia nella guida che appunto nell'evoluzione della macchina. Siamo qua per provarci. Certo, il mondo dei rally sappiamo tutti che è un mondo abbastanza costoso, come tutti gli sport a motore. Quindi anche a livello comunque di spese ce ne sono tante, quindi bisogna cercare di tenere duro per riuscire ad ottimizzare e a progredire all'interno di questo ambiente. Assolutamente, le spese sono davvero davvero elevate. Infatti quest'anno non riusciamo a fare, ahimè, tutto il campionato, facciamo solo 4-5 gare su 7, adesso dobbiamo vedere un po' le ultime due gare se le facciamo tutte e due o meno.
col budget siamo davvero tirati, infatti se posso permettermi ringrazio già la mia famiglia, mio papà, mia mamma, Madame Antonio che mi gestisce la macchina così, perché senza di loro davvero nulla sarebbe possibile. E basta, noi davvero ce la mettiamo davvero davvero tutta e speriamo magari anche che la fortuna ogni tanto giri dalla nostra parte, cosa che fino adesso non è andata proprio di pari passo con i nostri risultati. Sì, diciamo che la fortuna deve, è quella che ci fa anche molto, perché purtroppo sempre, bravura e fortuna secondo me vanno sempre con la stessa importanza, perché se c'è uno e non c'è l'altro non si va da nessuna parte. Esatto, esatto. Comunque anche nel panorama realistico le recensioni sul tuo conto sono tutte davvero ottime, quindi sicuramente avrai delle buone possibilità per riuscire ad andare avanti in questo, in questo, in questo ambiente. Cosa provi quando sali sulla macchina, quando il timer si spegne, quando parti? È un'emozione unica che, guarda, posso provare a spiegarti la parola, ma credimi, se non la vivi è davvero difficile. Quando arrivi vicino al CO prima di timbrare, che inizi a metterti il casco, guanti, ti prepari, inizio a chiudermi in una bolla di concentrazione, che vedo solo il volante, vedo solo la strada e il semaforo e nient'altro. E penso sia un'emozione fantastica, bellissima, l'emozione penso più bella che questo sport possa trasmetterti. E cerchi solo di concentrarti su te stesso, non fare errori e dare il massimo in ogni metro che percorri. E poi quando si arriva a fine prova si tirano le somme. Certo, la concentrazione è fondamentale in tutti gli sport, ma specialmente negli sport motoristici, dove sei comunque alla guida di un mezzo e basta un niente per poter purtroppo anche concorrere in un incidente, e magari ne abbiamo viste anche molte volte con delle conseguenze non troppo positive. Quindi la concentrazione è davvero, davvero ottimale. Tu personalmente come riesci a cercare di, come fai a concentrarti meglio e cercare di tenere la concentrazione per tutta la gara? Io una volta che salgo in macchina mi leggo le cinture, me le tiro forte, metto le mani in faccia, quando sono incolonnato alla partenza metto le mani in faccia, non guardo niente, nessuno, e appunto cerco solo di concentrarmi e solo su quello che andrò a fare, quindi cerco di ripercorrere mentalmente la prova, cerco di guardare che sia tutto a posto con la macchina così, e appunto creo quell'ambiente, cioè quell'ambiente privato possiamo dire, che mi consente appunto di dare il 100% senza cercare di fare errori, perché come dicevi te il nostro sport è davvero davvero rischioso, ed è un attimo per un calo di concentrazione, per una sbavatura nella guida, commettere un errore fatale che nella migliore delle ipotesi non ti fa concludere la gara, nella peggiore si rischia di far danni e farsi del male. Quindi in primis bisogna sempre avere la testa sulle spalle e pensare bene a quello che si fa. Qual è un messaggio che vorresti dare ai giovani che si vorrebbero avvicinare al mondo delle quattro ruote? Il messaggio che voglio dare ai giovani è: ragazzi, provateci il più possibile, provateci, non mollate mai, perché anche quando il mondo vi sembra davvero sotto sopra, è lì che riuscite a trovare la forza e il motivo per provarci. Io, come dicevo, davvero senza l'aiuto della mia famiglia, i miei genitori, di Mario Scabini, presidente di Aspavia, che saluto e ringrazio, senza l'amico di famiglia Umberto che ci dà davvero davvero una mano, credetemi, è davvero davvero difficile. Però io appunto un po' grazie a loro, un po' grazie ai miei sacrifici, perché io sono sincero, tutto quello che guadagno e tutti i miei risparmi li investo nel correre, perché comunque ho una passione, ci credo, per me è un sogno, quindi adesso non vedo un motivo migliore, non vedo motivo migliore per farlo, ecco. Sono nel fior della gioventù, quindi metteteci tutti i sacrifici che potete metterci, metteteci tutto voi stessi e prima o poi verrete ripagati, penso, spero.
Sì, si spera. Certo, un bellissimo messaggio il tuo, ovviamente, se, come hai detto, tu sei giovane ed è giusto che se questa è davvero, se questa è la tua passione, che tu investa tutto quello che puoi nel cercare di coronare poi una carriera, un sogno che è quello di poter correre nei rally. Quindi il prossimo appuntamento è il Rally della Valle d'Aosta, 16-17 settembre se non sbaglio, sempre con Giuseppe, sempre a bordo della Clio. Sì, sempre con Giuseppe, sempre con la nostra Clio e ci proviamo. Basta, sono strade nuove anche lì, per noi queste sono tutte gare nuove. Fino adesso ho fatto 8 gare, appunto come dicevi te, Diana. Ho fatto 8 gare tutte nuove per me su fondi sconosciuti, anche la gara di casa sì, era una strada che conoscevo, sì, era una strada che ho già percorso, ma era la prima volta in vita mia che le facevo con una macchina da corsa. E credimi, quando lo fai con una macchina stradale e poi lo fai con una macchina da gara, cambia dal giorno alla notte, cambiano i riferimenti, cambia tutto, quindi si può dire anche gara quasi nuova anche quella. Val d'Aosta, anch'essa, gara totalmente mai vista, ho solo visto un po' di video così, ero andato a vederla l'anno scorso. Mi dicono che sono dei fondi davvero davvero belli, dei posti molto molto carini. E basta, speriamo di essere competitivi e di divertirci soprattutto, che alla base di tutto questo c'è il divertimento. Esatto, concordo con te. Noi ti facciamo il nostro in bocca al lupo per la prossima gara, per le prossime gare future. Siamo sicuri che, sono sicura che riuscirai sicuramente ad ottenere dei buoni risultati. Le prospettive ci sono tutte e si sono viste, si vedono. E quindi in bocca al lupo e ci aggiorniamo poi prossimamente con il tuo risultato. Crepi il lupo, d'accordo. È stato un piacere essere qua con voi oggi. È stato davvero bello, vi ringrazio e buon lavoro, a presto. Ora noi amici di Obiettivo News vi salutiamo, vi diamo appuntamento ad una prossima puntata di 2 4 ruote passioni motori, dove continueremo a parlare delle quattro ruote o delle due, non ve lo dico perché non, vi lasciamo con un po' di suspense. E vi ricordo di continuare a seguirci su Obiettivo News, su ONTV Web e su tutti i nostri canali social. Alla prossima!